Nei sotterranei di Palazzo Valentini, archeologia e tecnologia si fondono insieme, dando vita ad uno spettacolo di luci che riproduce un percorso mozzafiato tra virtuale e reale. Si sono conclusi i lavori dei nuovi scavi sotto la sede della provincia di Roma, che hanno trasformato il sito archeologico in un luogo di eccellenza, che comprende ora anche l'accesso alla colonna Traiana, che spiega Piero Angela, curatore della parte multimediale degli scavi, racconta il film della storia di allora. È un film dell'epoca, questa spirale che torna, che va intorno alla colonna, è una specie di nastro cinematografico con tanti fotogrammi che raccontano una campagna militare molto importante, quella di Traiano. Uno spettacolo, dice il presidente Nicola Zingaretti, che ora diventa accessibile al pubblico. Noi siamo molto orgogliosi di aver concluso questo ciclo degli scavi, ma anche dalla voglia, come pubblica amministrazione, come professionisti, poi dirò, di non soffermarsi solo alla scoperta, ma di volerla valorizzare, renderla fruibile, accessibile a un pubblico vastissimo. Per il direttore degli scavi, Eugenio La Rocca, quello sotto Palazzo Valentini potrebbe essere il Tempio di Traiano. Le scoperte sono talmente eccezionali, queste strutture sono in asse con la colonna Traiana, sono colossali, sono stati trovati resti delle colonne di granito egiziano, granito grigio egiziano, già questo indica che ci troviamo di fronte a un monumento di straordinaria importanza.